grazie ancora, grazie a tutti. Antone, vieni qui. Il nostro Cesare che ci rappresenta degnamente come ci crede stasera. Vi ringrazio. Io di procedere nella consegna dei cesti. È arrivato il mister Sanna che ha montato dal bar, è a posto, è pronto, e quindi vi invito qua tutti ragazzi, è la squadra di mister Sanna e Marco Marino. Ve li facciamo tutti conoscere. Iniziamo? Adriano Maggiù, Fabrizio Carlo, Andrea Polina, Paolo Spagna, Dante Cuccio, Matteo Zeno, Alessio Grasso, Paolo Lombardo, Maria Sciaris. Di arrivare dove sono arrivati loro, quindi sono tempi dove il senso di appartenenza, l'orgoglio di appartenere ad una società come Dal Sorso era fortissimo. Non a caso i colori che noi abbiamo scelto sono i colori che hanno rappresentato le geste importanti, allora molto importanti per persone che in quel periodo avevano come punto di riferimento quella squadra. Per noi, della mia generazione e anche per altri, arrivare lì era come arrivare in Serie A, era la nazionale. Ora sicuramente i tempi sono cambiati, perché diciamo così è cambiato il carattere formativo e sportivo del ragazzo. Allora non c'erano distrazioni, adesso ce ne sono tante distrazioni, e quindi cercare di riportare quei valori, riportarli e farli apprezzare attraverso iniziative come questa, attraverso l'orgoglio di appartenere ad una società, l'orgoglio di appartenere ad una società che cerca attraverso l'impegno dei propri dirigenti, dei propri allenatori, degli sponsor che ci hanno aiutato, di riuscire a creare proprio quei valori che ho citato prima. E sicuramente non si possono creare in quella maniera perché i tempi erano quelli, oggi bisogna trovare altri sistemi. I sistemi sono quelli che stanno mettendo adesso in campo tutti gli allenatori che io ci credo anche a Sorso, perché non ci siamo solo noi, l'obiettivo è comune, deve essere comune quello che fa la Roma già a Sorso come le altre società che ci sono a Sorso, perché alla fine l'obiettivo è uno, cercare di tirar su dei ragazzi avendo la consapevolezza di rispettare le regole, di essere rispettato, di lavorare con umiltà, sacrificio. Queste sono le combinazioni che servono per creare sicuramente un ragazzo formato, un uomo. Poi, come ha detto qualcuno, uno ce la fa, 99, l'importante è che ce la facciano nella vita. Ecco, questo. Per cui il progetto è quello, no? Creare questo senso di appartenenza, orgoglio di essere all'interno di una società che cerca di fare o di riportare, perlomeno riqualificare
il calcio a sorso. Non è facile, anzi è difficilissimo, però ce la mettiamo tutta. E siccome se il buongiorno si vede dal mattino, ho visto che tutti gli allenatori, tutti i ragazzi, tutti i dirigenti ci mettono tantissimo impegno e tantissimo lavoro, sono sicuro che alla fine sicuramente otterremo degli ottimi risultati. Vince, vince uno solo, però noi ci proviamo con impegno, con serietà, rispettando le regole. Quindi, fatta questa premessa, io direi subito di chiamare i ragazzi di mister Loriga, tutti qui, che sono i fucili.